microfono non funziona benissimo, mi sentite? Sì. Ciao a tutti, noi siamo in Nausicaa, è veramente un piacere per noi essere qua, siamo già stati introdotti, quindi non spendo troppo tempo a introdurci, però è veramente un piacere, ringraziamo John, ringraziamo la Corte dei Miracoli per averci ospitato e niente, continuiamo con il nostro set. Thank you.
tutti. Eccoci. Ho una domanda per voi. Prego. Se ne vanno tutti. No, in realtà la domanda è sempre la stessa che cerco di fare a tutti, cioè poi in particolare, sì, in particolare col fatto che voi venite da lontano, mi fa piacere il fatto di poter spiegare e raccontare da dove viene questa band, come mai voi, che cosa fate, chi ha scritto i pezzi. Se vuoi raccontare un po'. Allora, questa band nasce circa ormai quasi 2 anni fa. Direi ci siamo incontrati al conservatorio di Amsterdam. C'è un cambio di canale in corsa del mixer. Vediamo se ci siamo. Sì, ok, yes. Eccoci. Bene, allora, ci siamo incontrati tutti al conservatorio di Amsterdam, la scuola che stiamo facendo tutti. Ci siamo incontrati ed è nata come un'idea di Antonio Moreno. Il nostro trombettista. Lui è spagnolo, giusto? Lui è spagnolo. From Spain. Sì. Yes. L'idea nasce ed è tuttora principalmente grazie alle bellissime composizioni di Antonio Moreno. Questo è quanto. Diciamo, abbiamo cominciato più come quasi sperimentazione, avere un po', sai, qualcosa di extra scolastico per mettere un po' del nostro, sai, invece delle solite cose jazz tradizionali, di sperimentare un po' un suono un po' più personale. E insomma, ci siamo trovati insieme grazie appunto a queste composizioni di Antonio, e da lì abbiamo cominciato a sviluppare un sound come band, ed è diventato un progetto serio per tutti noi. E ora finalmente, dopo 2 anni, stiamo cominciando a suonare live, a presentare la nostra musica in giro, perché ecco, ovviamente il Covid, la situazione ce l'ha impedito, e avevamo suonato il nostro primo concerto in realtà il giorno prima del lockdown pesante, insomma, in Olanda. In Olanda, ad Amsterdam. Sì, esatto. Quindi, ecco, eravamo pronti, avevamo registrato, tra l'altro, il brano che avete appena ascoltato, questo è stato il nostro primo singolo, si chiama Two Dozen Fight, tra l'altro lo potete trovare su YouTube e su Instagram. L'ho spammato un po' in giro. Bene. ecco, insomma, eravamo carichi per cominciare, poi, insomma, ovviamente il Covid ci ha un po' stroncato le gambe, e ora siamo finalmente lieti di poterle presentare con un sacco di materiale nuovo, perché durante il Covid abbiamo avuto modo di veramente svilupparci come band, come suono, nuovi brani e così. Grazie mille. Il prossimo brano che suoniamo si chiama A Shoulder to Lean On. Thank you.
Pedro Nobre la batteria, ragazzi. Colgo l'occasione per introdurre anche il resto della band. Al sax, Miguel Valente.
Alla tromba Antonio Moreno. Al pianoforte direttamente da Amsterdam, Jelle Willems. Antonio Todisco alla chitarra. Grazie a tutti, io sono Richard Nacinelli, il prossimo brano è Mus de Mouche. Thank you.
Thank you.
cuore. Grazie a tutti ancora, sentiamo veramente il calore, siete un pubblico bellissimo, è stato veramente un piacere. E questo è l'ultimo brano, e si chiama Talea. Di nuovo potete trovarci, questo brano l'ha scritto Antonio Todisco, il nostro chitarrista. Un grande applauso. Di nuovo, se volete sostenerci, se volete seguirci, a breve uscirà il nostro primo EP, stiamo lavorando e pensiamo che nei primi mesi del prossimo anno uscirà il nostro EP, quindi se volete seguirci ci trovate su Facebook, su Instagram, YouTube, e insomma ci vedremo presto, speriamo. Grazie ancora a tutti. Thank you.
Antonio Morenos, Miguel Valente, Antonio Todisco, Jen Williams, Richard Nacinelli, Pedro Nobre. Grazie ragazzi. What if I ask you one more? Question. No, not question. One more song. Bees. This was our bees. Yes, yeah, but we can. More, I mean, why not? Thank you.
Grazie mille. Grazie.